La situazione della sanità in Molise non è mai stata così grave e le prospettive, se possibile, sono ancora peggiori. Per questo il Partito Democratico si rivolge direttamente ai commissari e al ministro Grillo per tentare di correggere la rotta di una nave che rischia la deriva. Per Maria Teresa D'Achille non è più sufficiente lo sblocco del turnover o l'ammodernamento dei macchinari. È necessario ripartire le risorse con maggiore equilibrio ed occorrono maggiori investimenti in formazione del personale, magari d'intesa con l'università. Perché il Molise, ha dichiarato la D'Achille, ha la stessa dignità di tutte le altre regioni. Per il Molise c'è la fase emergenza, della quale si stanno interessando gli organismi competenti. Noi diciamo che questo non basta naturalmente, ci vogliono provvedimenti straordinari, misure straordinarie per una situazione straordinaria. Il Molise ha la pari dignità di regione come la Calabria, non possiamo attendere i tempi per lo sblocco delle procedure e delle assunzioni della Camera. Decreto Molise. Abbiamo il Ministro della Salute, abbiamo una folta rappresentanza di parlamentari che sono in maggioranza come sono i 5 Stelle. Noi ci rivolgiamo alla politica e alle istituzioni. Decreto Molise. Non tagliare i fondi del Fondo Sanitario Nazionale al Molise, sono previsti 579 milioni di euro, piuttosto di aggiungere anche col Fondo di Solidarietà delle Regioni e investire attraverso la Regione Molise, l'Università del Molise e con il Ministero dell'Università per la formazione dei medici e della ricerca. Il Partito Democratico ha inoltre chiesto l'accesso agli atti al tavolo interministeriale non solo dell'ultimo tavolo tecnico che ha bocciato i conti del Molise in sanità, ma dei tavoli tecnici degli ultimi 4 anni, al fine di ricostruire, dati alla mano, la situazione ed anche per comprendere le ragioni dell'attuale indebitamento. Noi chiediamo ai commissari di muoversi in discontinuità rispetto a questa situazione determinata dalle politiche regionali di centrodestra e di centrosinistra degli ultimi anni. Solo così si giustificherebbe la scelta dei commissari. I commissari devono andare in discontinuità rispondendo in maniera puntuale, decisa, chiara alle criticità sollevate dal tavolo tecnico romano, in particolare riguardo il trasferimento dei fondi sanità, quelle più evidenti, e la gestione, i controlli sulla produzione dell'extra budget che poi determina un maggiore riconoscimento del debito, del fatturato e del contenzioso. Quindi questa situazione drammatica che finora non è stata risolta deve essere affrontata in maniera autonoma e discontinua da parte dei commissari. Soltanto così si giustificherebbe questa scelta opinabile che può avere sicuramente nella ratio della legge, quella di sottrarre la sanità dalle scelte della politica.